Ragazze e ragazzi, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale, che vi aspetto anche su Instagram. Trovate Nick Nevi Sovraimpressione e link diretto sotto nell'info box. È un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. E se vi fa piacere vi aspetto anche sul mio profilo per le piante, per chi ha la mia stessa passione, stessa identica cosa, il link è sotto l'info box. E ovviamente vi aspetto anche su TikTok, stessa identica cosa, quindi mi raccomando aprite sempre l'info box. Sovraimpressione passeranno comunque tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social. TikTok è un social che sto amando tantissimo, faccio video spacchettamenti più veloci, creativi e tanto altro, quindi mi raccomando vi aspetto anche lì. Video svuota la spesa del periodo, come al solito li giro la domenica e riprendo durante tutta la settimana la spesa che facciamo e la domenica poi metto lo svuota la spesa. Piccola premessa per i nuovi arrivati: noi andiamo spesso al Lidl e ci troviamo bene con i loro prodotti, amiamo provare cose nuove, abbiamo anche la Lidl Plus, quindi ci sono offerte per chi ha la Lidl Plus, prodotti in omaggio eccetera eccetera. Il pesce per esempio è una cosa che ci piace tantissimo al Lidl, troviamo che sia davvero di ottima qualità. E poi vabbè, ci sono anche altre cose che sono affezionate, ma mano a mano che mi continuerete a seguire lo capirete da sole quali sono. Andiamo spesso anche al Todis, lì adoro prendere le cosine vegane, sono molto molto buone, ve le consiglio se non le avete provate. E al Pewex prendiamo la carne perché troviamo che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo. E poi abbiamo sotto casa un tutto market quando magari ci dimentichiamo qualcosa. Per Elsa ormai andiamo sempre da Moby Dick perché lei adora le petrette, lì le fanno molto meno rispetto agli altri negozi, però ogni tanto ordino anche qualcosa su Zoo Plus, dipende insomma, gli prendo qualcosina anche ai gattini randaggi o al Lidl, Conad, dove mi trovo. Ecco, andiamo anche al Conad e per alcune cose che ovviamente non si trovano magari al Lidl o che cerchiamo, oppure ci troviamo lì per qualsiasi cosa, quindi anche Conad, Carrefour, queste cose qua, insomma i classici supermercati che hanno un po' tutti. E abbiamo la fortuna di avere un mercato sotto casa, quindi frutta e verdura li prendiamo, e anche le uova le prendiamo fresche sotto casa. Ora ho la Nespresso, quindi caffè Nespresso, e niente, penso di avervi detto tutto, quindi tra poco vi lascerò agli spezzoni settimanali per quanto riguarda la spesa. Rimanete fino alla fine, mi raccomando. Giunta la spesa del martedì mattina al mercatino con gattina struscina. Li abbiamo. Pesche schiacciatelle. Qui i soliti tre sacchetti con zucchine, rondelle, mix di verdurine e broccolo romano, carote, patate, pomodori. E di qua invece abbiamo un meloncino, limoni e banane. Per ora è tutto e orre war! Giuntina spesa del martedì a Lidl. La prima, abbiamo una barretta proteica estate, due coche normali, un estate zero al limone e cat snack per Elsa, un po' d'affettati, abbiamo mortadella piccante e bresaola. Tre panini arabi, una barretta multi cereali, scatolette per i gattini e succhiace e niente. Orre, war! Aggiunta spesa del martedì pomeriggio al Pewex, abbiamo i bicchieri che stamattina al Lidl mi sono dimenticata di prenderli. Poi pollo petto panato, sono 368 grammi. Salsiccia, pollo e tacchino, sono 488 grammi. Hamburger bovino adulto, sono 500 grammi, sì, stavo sbagliato. Cuore di costata confezione famiglia e sono 460 grammi. Pollo filetto a fette, 300, no, quello è il prezzo, 313, stavo dicendo 3,28 euro, ma il prezzo 3 euro, vabbè, ciao, buonanotte, 313 grammi, ho appena finito l'allenare, sto a pezzi. E pollo petto panato, 368 grammi, bicchieri. E questa che cos'è? Aia Equilibrium, petto di pollo al forno, il pan bauletto bianco e il filetti di tonno classico all'olio d'oliva. E niente, per oggi è tutto. Au revoir!
Allora, aggiuntina spesa del oggi che è mercoledì, sono morta, mamma mia, sono dovuta andare a piedi apposta e poi ritornare, sono sudatissima. Comunque abbiamo Conad, ai cinesi avevo preso due bottiglie di vetro, una mi si è distrutta mentre tornavo, quindi ai cinesi ho preso due bottiglie di vetro, però una è andata. E questo io l'ho preso a mia sorella che lo voleva, lei mi accompagna sempre ai party, non vuole mai niente, benzina, cavoli vari, c'è al minimo. E poi mi ero comprata pure due mollettoni che mi sono messa subito addosso perché c'avevo i capelli zuppi. Al Conad ho preso l'estate per Nicolas, patatine per Nicolas, fruttolo per Nicolas, latte questo verso natura, latte parzialmente scremato biologico, gelato della Nutella, bagliocchi per Nicolas, Nesquik per Nicolas, ABC per Nicolas, due scatolette per Elsa, che Nicolas. Poi devo andare a fare la spesa, e le Catisfaction! E niente, morta, ore guarda. Svuota la spesa Lidl per primo, poi abbiamo Todis, vabbè Teddy, e Moby Dick per Elsa. Mio padre e mia sorella ci ha prestato la macchina e stiamo a piedi, sì, in questo periodo, alleluia. Comunque, abbiamo snack gli arachidi, poi il tonno, i filetti di tonno, l'hummus, cocco e curry, pecorino romano, due pacchi di cuscipa per i gattini sotto casa, bocconcini di polpo di gastronomia del mare, due filetti di merluzzo nordico in pastella, e questo è pane al grano saraceno, Nesquik per Nicolas, patatine fritte, e filetti di salmone senza pelle, tovaglioli, sempre igiene intima, questo per la lavatrice, Coca Zero, e lo Scottex, la birretta per il fine settimana e due coche normali. Metto a posto e vi faccio vedere Todis e il resto. Ora al Todis abbiamo questi, che ne avevo presi due pacchi, uno l'ho dato a mia sorella che ci ha prestato tra l'altro anche la macchina, e sono al caramello salato. Poi, oddio, si sono distrutte tutte le linguine alla curcuma e pepe, uno stracchino senza lattosio. Poi abbiamo due pacchi di questi tortellini, pasta piccini, sono tortellini penso con carne, prosciutto crudo, mortadella, uova e farina italiana. Abbiamo preso due pacchi per il fine settimana, che facciamo un bel piatto di pasta. Questo è il guanciale, e sono 500 grammi di guanciale, le spugnette che utilizzo io per rimuovere il make up, passata di pomodoro ciliegino siciliano, e formaggini alla frutta, i yogurtini, i miei amati biscotti, ma non sto più a fare la colazione, bevo solo il latte da quando non ho più loro. Poi bontà dell'orto, i fagiolini, i cannellini, olio, quindi abbiamo lasciato un rene, e la menta, è estate, latte e menta, adoro, infatti quell'altra che ho preso l'altra volta già sta a fine, quasi finita, anzi praticamente stasera finisce. E quindi è questo, adesso vi faccio vedere le pappe di Bimba. Amore per Elsa, c'erano solo due gusti oggi, quindi io ho dovuto prendere tre pacchi di tonno con carote e due tonno con pesce dell'oceano. Poi ho preso da assaggiare queste che stavano in offerta, sono pollo con carote, lei cose di carne le mangia poco, proviamo queste petrette. Poi per gli uccellini ho tolto una pianta, quindi hanno tutto un sottovaso gigante per la pappa loro, però ho pensato di metterci l'acquetta, l'attacco sempre alla gabbietta fuori e almeno gli metto pure un po' d'acquetta fresca. Io ho preso una più grande e uno più piccolino, mangime per uccellini, e queste stavano in offerta per Elsina. E niente, quelle sono per i gattini sotto casa, così loro stanno a posto. Allora, svuota la spesa del venerdì mattina e abbiamo le uova, erano 10, una Diego se l'è fatta stamattina per colazione, i tre sacchetti con mix di verdure, e cavolfiore e zucchine a rondelle, poi ci sono i limoni, un melone e le albicocche. E niente, corre, guarda! Allora, mi ero dimenticata di registrarlo pure con la videocamera, è arrivato il paccone espresso, sono stati velocissimi, ne ho approfittato questi giorni che stiamo a piedi, c'era una spedizione gratis, almeno non abbiamo fatto il ritiro in negozio, e quindi ci è arrivato stamattina, e ora vi faccio vedere quello che ho preso. Già l'ho sistemato nel nostro mobiletto caffè, comunque ho preso 30 di diavoletto, e questa è un'intensità 12, e 30 ristretto intenso, che questi ormai sono i nostri preferiti, anche questo mi sembra 11 o 12, una cosa del genere. E poi ho preso due novità da assaggiare,
sono sempre caffè, il Peru Organic e l'Orafio, che questi non li abbiamo mai provati, quindi per provarli intanto ho preso 10 e 10 e niente, caffè ripreso. Questi sono i nostri drink estivi, questo è buonissimo, Sunny Almond Vanilla Over Ice, troppo troppo buono questo. E niente, scorta caffè fatta. Pesa della domenica, buongiorno a todos, e abbiamo Pewex e Lidl. A Lidl abbiamo bevanda, cocco e riso, 2 litri di latte parzialmente scremato, pesto al pistacchio, tonno, filetti di tonno, un po' di cornetti buoni e pane al grano, saraceno e noci, mentre al Pewex abbiamo una bottiglia d'estate e salsicce, pollo e tacchino, e sono 478 grammi, hamburger di bovino adulto, e sono 500 grammi, 4 hamburger, e cuore di costata confezione famiglia, 556 grammi, rummo e pasta, che cos'è queste? Le leggendarie, paccherotti rigati, e poi sottilissime difesa di tacchino, e sono, dove stanno i grammi? 188 grammi, e il ketchup. Per oggi è tutto, buona domenica, buon inizio settimana. Ore? Guardi! Ore, guardi! No. Sento solo che fa scrinci, scrinci con le unghiette. Solo scrinci, scrinci con le unghiette, va. Ore, guardi! Ore, guardi! È nozzo zitto, è nozzo zitto, è nozzo zitto. Ore, guardi. E quindi niente, questa era la nostra spesa settimanale, io come al solito spero che il video vi sia stato di compagnia, mi raccomando se è così mettete tanti like, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, come al solito vi aspetto su tutti gli altri social e faccio ricette, insomma quello che per seguirmi e conoscerci e conoscermi anche meglio, quindi vi aspetto sui social, trovate sempre tutti i link di riferimento sotto nell'info box e niente, io spero di avervi fatto compagnia. Vi auguro come al solito una buona domenica sera e un buonissimo inizio settimana per domani. E vi ricordo che ci vediamo come al solito qui sul canale ogni domenica con il Svuota la Spesa, mentre per gli altri video li troverete sempre sul mio canale il martedì e il giovedì. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati, condividete per supportare e aiutare il canale a crescere. Un bacio e al prossimo video.